Ciao, benvenuto nel pianeta della musica, chiamato Curiosando tra le note, insieme alla protagonista Marina Costa, anche questa settimana. Mettiti comodo e ti ricordiamo che al termine di questo appuntamento potrai rivivere Curiosando tra le note come, dove e quando vuoi, questa puntata e tutte quelle che desideri. Recati nel tuo motore di ricerca e digita Mixcloud, Curiosando tra le note, e rivivi l'emozione di Marina Costa. È il momento. Bentrovati carissimi ascoltatori, da me Marina Costa a questa nuova puntata di Curiosando tra le note. Stiamo parlando della censura, quella di tanti anni fa, quella un po' ridicola, quella che censurava anche quello che oggi non sarebbe assolutamente censurabile. Ci eravamo fermati al 1973, quando le orme incidono il brano La fabbricante di angeli, che parlava di aborto in maniera ovviamente negativa, e continuiamo a fare un saltino in avanti, arriviamo al 1974, quando Francesco De Gregori incide Alice. Il testo, un pezzetto almeno del testo, diceva così: il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma lui crede che sia un portafortuna. Il fatto è che questa qualcosa che il mendicante arabo aveva nel cappello era purtroppo un cancro, e in quel periodo guai a nominare la parola cancro, almeno che non si diceva l'oroscopo, perché all'epoca, quando qualcuno moriva appunto di cancro, si soleva dire un male incurabile, anche oggi. Però oggi si può dire tranquillamente anche la parola cancro senza esserne scandalizzati, ma all'epoca non era così. Quindi lui dovette per forza cambiare la frase, altrimenti non avrebbe potuto partecipare a un disco per l'estate 1974. Ma nonostante tutto arrivò ultimo. E secondo voi, Francesco De Gregori, quanti ne potette dire? Quante ne potette dire ai censori? Ma va bene, comunque passiamo all'ascolto di questa bella canzone, Alice, Francesco De Gregori. Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. Più che mai sorride e non ti dice la sua età, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli. Lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì a bagnarsi ancora un po', e il tram di mezzanotte se ne va. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ci sto più, e i pazzi siete voi. Tutti pensarono dietro ai cappelli. Lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna. Non ti chiedo
chiede mai pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha, ma tutto questo Alice non lo sa. Francesco De Gregori con Alice, questa davvero bella canzone che, pensate un po', ha subito la censura. Bene, ci sono state delle canzoni però che si sono salvate dalla censura, che ci sono andate vicino, come ad esempio il brano di Wes e Dorighezzi, Tu nella mia vita, perché inutilmente i censori hanno provato a far cambiare il titolo. Non si capisce il perché, chissà cosa pensavano quei birbanti dei censori. E poi anche la canzone di Claudio Baglioni, Ninna Nanna, perché il pupetto con la zina e del popolo coglione non piacevano ai censori, anche se questo brano non è altro che una poesia del grande famoso poeta romanesco Trilussa. Ma arriviamo invece al brano che invece è stato, non se l'è scampato, è stato censurato. Sto parlando del brano dei Dick Dick, Help Me. In questo brano si narra la storia di un astronauta che purtroppo, per un guasto alla sua navicella, si disperde nello spazio. A Houston, nella sala controllo, c'è la moglie che sta in attesa del loro figlio e che purtroppo a questa moglie, a questa madre, che poi diventerà madre, resterà solo la voce del padre di questo bambino, in cui appunto viene registrato Help Me, vuol dire aiutatemi. E pensate, fin qui non ci sarebbe nulla di strano, però purtroppo in quel periodo capitò un caso analogo e quindi la canzone venne censurata e bandita dalle programmazioni. Quindi non ci resta altro che ascoltare i Dick Dick con questo davvero bel brano, anche se tragico, Help Me. È partito il 18 settembre e da Houston c'è un sacco di gente. Primo uomo che arriva su Giove, un boato d'applausi si muove. C'è sua moglie in sala controllo, fra due mesi avrà il primo figlio. Sono tutti sicuri ed allegri, solo lei sembra proprio che preghi. D'improvviso si vede una luce, dallo spazio arriva una voce. Ma si sente lontana, lontana, sembra proprio Mackenzie che chiama. Poi silenzio, non si sente niente più, solo help me, help me, help me. Poi silenzio e niente più. Hanno detto è un guasto banale, ma Mackenzie può ancora arrivare. Ed intanto si è perso il contatto, c'è chi dice c'è stato un impatto. Sono passati 3 anni a settembre, Mackenzie non resta più niente, solo un nastro che ha registrato una voce di uomo impaurito. Poi silenzio, non si sente niente più, solo help me, help me. Silenzio e niente più.
Help Me, dalla voce del complesso, come si usava a chiamarli una volta, Dick Dick. Beh, veramente un brano molto triste. E pensate, fatalità volle che, come ho detto, successe un caso analogo e il brano venne appunto radiato dalle programmazioni. Bene, adesso voglio parlare invece di una cosa molto simpatica. Ripeto, a me fa ridere parlare di queste canzoni censurate, ma questa qui ve la voglio proprio raccontare. Siamo sempre nel 1974 e parliamo dell'Eurofestival. Gigliola Cinquetti, che esordì appunto nel Festival di Sanremo con Non ho l'età, partecipava a questa edizione dell'Eurofestival. E beh, l'età l'aveva superata da un pezzo, con un brano che si intitolava Sì. Beh, voi direte, cosa c'è di strano? Cosa c'è da censurare? Beh, c'è da censurare che proprio quell'anno fu indetto il referendum sul divorzio. E allora pensate che i censori hanno oscurato tutta la manifestazione, mandandola poi in differita qualche mese dopo, perché hanno creduto che una semplice canzonetta dal titolo Sì potesse far cambiare il voto agli italiani. Insomma, come se fosse un consiglio per le votazioni, insomma. Pensate un po' che grande considerazione avevano del popolo italiano. Vabbè, quindi non resta altro che ascoltarci questa canzone poco conosciuta, anche se ha partecipato all'Eurofestival, di Gigliola Cinquetti, o perlomeno poco trasmessa. Quindi è con piacere che noi andiamo a riascoltare e a farvela conoscere, qualora non la conosceste, Gigliola Cinquetti con Sì. Camminai un po' dietro i passi suoi e chissà perché non ridevo più. L'erba si appoggiò sul vestito mio, era come se io dicessi addio. Non leggevo più nei pensieri miei, ma poi si fece chiara l'atmosfera e dovevo dirgli sì, sì. Sì, per paura o per amore, non me lo chiesi mai. Sì, dolcemente dissi sì, per provare un'emozione che non ho avuto. E poi non ricordo più, forse mi svegliai o mi addormentai, e nei sogni miei grandi praterie, e le mani tu strette nelle mie, correvamo e poi si fece chiara l'atmosfera. E tornai a dirti sì, sì. Gigliola Cinquetti con Sì. Beh, il sì nella canzone ovviamente era riferito al fatto che la donna aveva detto sì al suo innamorato, al suo uomo.
E invece nella mente dei censori poteva essere un'indicazione per il referendum abrogativo sul divorzio. C'è da dire che le forze cattoliche ovviamente volevano l'abrogazione della legge sul divorzio, quindi un bel sì doveva essere votato secondo loro, e quindi la censura da una parte, pensando che appunto i cittadini italiani fossero facilmente influenzabili da una canzonetta, hanno ritenuto di oscurare l'intera manifestazione. Bene, adesso parliamo di un'altra canzone. Riccardo Cocciante con la sua Bella Senz'anima fu censurato per la frase «E quando a letto lui ti chiederà di più», ingentilita da «E quando un giorno lui ti chiederà di più». Quindi ascoltiamo anche lui, Riccardo Cocciante, Bella Senz'anima. E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo, vivere insieme a te è stato inutile, tutto senza allegri, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Dalla tua trappola ci sono caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio. Povero diavolo, che pena mi fa. E quando a letto lui ti chiederà di più, glielo concederai, perché tu fai così, come sai fingere, se ti fa comodo. Riccardo Cocciante con uno dei suoi più celebri brani, Bella Senz'anima, secondo me la canzone che l'ha portato al successo e l'ha fatto conoscere al pubblico italiano. Mi rammento, state ascoltando Curiosando tra le note con me in voce Marina Costa, e oggi continuiamo a parlare delle canzoni datate di qualche anno fa, censurate dalla ferrea, rigida e a volte veramente ridicola censura di una volta. E infatti arriviamo anche a lei, sempre nel 1974 Patti Pravo incide il brano Mai una signora, è ovviamente censurato perché trattava anche questo brano lo spinoso argomento dell'aborto. Quindi ascoltiamo Patti Pravo, Mai una signora. Siamo prontissimi a prenderci la prima pausa sulla nostra emittente radiofonica preferita. Il tempo di un piccolo break e Curiosando tra le note torna nuovamente a farti compagnia.
Questa è Curiosando tra le note. Conduce in studio Marina Costa. Buon ascolto. Solo io così non capisci che non voglio. Come fai? Come fai? Sono sveglia, sono stanca già, non mi va mai di alzarmi, resto a letto e penso a te. Con niente addosso, su un cuscino blu, con lo smalto che si asciuga, quanta noia. Che ore sono ormai? I bambini, sai, li adoro io. Tu fai finta sempre di niente, ma sei tu che non vuoi. Ma quale signora non dirmi più così? Quale signora non voglio più così? E certo nemmeno più me. Affonda in un fiume d'ambra sotto gli occhi della gente. E anche far l'amore oggi insieme a te è un miracolo ogni volta. Tu lo sai, tu lo sai. Da due giorni non la prendo più, non sarò meno vuota, ma più donna, questo sì. Ma quale signora non dirmi più così? Nicoletta Strambelli in arte Patti Pravo con Mai una signora, anche lei vittima di censura. Ma ancora troviamo Francesco De Gregori censurato per la canzone Nulla da capire, perché nel testo lui affermava che però io Giovanna me la ricordo bene, faceva dei giochetti da impazzire. Beh, ovviamente la censura non poteva fargli passare una frase così scabrosa e quindi lui la tramutò in però io Giovanna me la ricordo bene, ma è un ricordo che vale 10 lire. E non si è salvato neanche il grande Antonello Venditti con la canzone A Cristo.
primo perché poteva sembrare una imprecazione e secondo perché c'erano dei chiari riferimenti alla guerra arabo-israeliana. E quindi ascoltiamoci Antonello Venditti, A Cristo. M'hanno detto che Cristo è stato a Roma e gli hanno detto pure mando ai Quo Vadis a ricogliere tutto stracci e idee na, na, na. Ma a Roma no, non c'è torna. Vanno a forze, fini, mori ammazzato, da sti buoni centurioni che tu sai, che te pregano e te fregano tutti i giorni, in nome della loro autorità. Ridatte quatto quatto in Galilea, quella sì che è una terra produttiva. Arriviate almeno la terra che era tua, dall'occhio vergognoso di un Mosè. Moshe Dayan, questo ho saputo per vie non troppo chiare, da un augusto imperatore che sta al bar, un ubriacone, ma me devi spiegare, oh mio signore, perché adesso tu non stai né qui né là. Io faccio il mio lavoro, duro li buchi dove li posso durare. Adesso sono impegnato su in Irlanda e m'hanno pure incastrato nel Vietnam. Certi signori che so qua quei rifatti, gli americani hanno inventato angeli più forti, i Phantom Mix, che quelli costruiti qui alla buona, da, da, da. Non c'hanno manco il tempo per volare, c'hanno pure messo di mezzo mio cugino, che si chiama sempre Perzepù, e che te devo dire, io non me muovo, io cerco il fresco, io me ne sto qui. Gesù Cristo, quanto soffichi, yeah. Ma chissà che me credevo che stavi a fare. Volevo un po' vedere, io sogno. Andiamo ogni giorno a lavorare, e che ma guarda un po', ma guarda sto destino, c'è tocca stacci e zitti buoni e sopportare. A
Antonello Venditti con il brano Censuratissimo a Cristo, che tra l'altro gli costò anche delle denunce. Bene, siamo arrivati nel frattempo al 1975 e la nostra Mina Nazionale nell'aprile appunto di quest'anno fa uscire il suo 117° singolo dal titolo L'importante è finire, per il testo di Cristiano Malgioglio e il brano, e per quanto concerne la musica, Alberto Anelli. Beh, questo è stato un brano che veramente ha fatto storcere il naso ai censori, perché parla praticamente di un amplesso tra un uomo e una donna. Si dice che all'inizio il brano si intitolasse addirittura L'importante è venire, e che poi furono costretti a cambiarlo con L'importante è finire, ma non si sa se questa cosa è vera oppure una, come si dice, leggenda metropolitana. Comunque noi ci ascoltiamo intanto la splendida voce di Mina con L'importante è finire. Adesso arriva lui a pre- Tigre di Cremona, Anna Maria Mazzini all'anagrafe, ma da tutti noi passata alla fama e conosciuta come Mina, con L'importante è finire. Questo brano, come detto, è uscito nell'aprile del 1975 ad anticipazione dell'album che poi è uscito nell'ottobre dal titolo La Mina. Bene, adesso andiamo a parlarvi di un altro grande, Domenico Modugno. Lui fece uscire il brano dal titolo L'anniversario e fu accusato di istigazione, pensate un po', al concubinaggio. Sì, perché in questo testo ovviamente si parla di una convivenza, di un qualcosa che non è piaciuto appunto ai censori, perché è come se un voler andare contro il sacro vincolo del matrimonio. Infatti il testo diceva: il nostro anniversario non è nel calendario, perché di matrimonio non si parla tra noi due e perché con un contratto non si lega un sogno. Beh, veramente una canzone splendida, però dai censori del periodo era vista come appunto una incitazione a vivere senza sposarsi. Ascoltiamo quindi Domenico Modugno con L'anniversario. Il nostro anniversario non è sul calendario, perché
di matrimonio non si parla tra noi due. Diverso il tuo cognome, ma uguale abbiamo il nome. Noi ci chiamiamo amore, tutte e due. Amore senza data, senza carta bollata. Ti sposo ogni mattina e tu rispondi sempre sì. Il nostro anniversario è tutto il calendario pieno di feste senza lunedì. Al nostro matrimonio milioni di invitati e come testimoni tutti gli altri innamorati. Noi non giuriamo niente perché non c'è bisogno, con un contratto non si lega un sogno. Come ti sono grato di questa libertà, la libertà di amarti senza essere obbligato. Mia rosa senza spine, mia gioia senza fine, compagna, amante, amica, donna mia. Di questa libertà, la libertà di amarti senza essere obbligato. Mia rosa senza spine, mia gioia senza fine, compagna, amante, amica, donna mia. Mia rosa senza spine, mia gioia senza fine, compagna, amante, amica, donna mia. Domenico Modugno con questa bella, bellissima canzone, L'anniversario, accusato dalla ferrea censura di una volta di essere anti-matrimonio, insomma di istigazione al concubinaggio. E invece secondo me questo brano dice davvero la verità. Quando ci si ama non serve mettere firme, fare contratti. Ci si deve amare e basta. Bene, adesso andiamo a parlarvi di Serge Gainsbourg. Vi ricordate, ve ne ho già parlato nelle puntate scorse, è stato censurato insieme a Jane Birkin con la canzone Je t'aime Money Plus. Questa volta viene di nuovo censurato per un brano che racconta le peripezie di un ragazzino ebreo durante il nazismo. Quindi ascoltiamo Serge Gainsbourg con Rock Around the Bunker. Boom, sa boom, sur boom, sublime. Des plombes que ça tombe, un monde immonde s'abîme. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Ça tombe, ça retombe, en trombe, ça fume. Tout flambe, les tombes, les temples, exemple sublime. Rock around the bunker. Thank you.
Rock Around the Bunker di Serge Gainsbourg. E torniamo a parlare di un artista italiano. E che artista, polistrumentista, ottimo chitarrista e bravissimo armonicista. Sto parlando di Edoardo Bennato. Infatti lui in questo brano ci dà sotto con l'armonica. Il brano in questione è Affacciati, affacciati ed è stato censurato perché fa chiari riferimenti ovviamente al personaggio del Papa e quindi viene considerato un brano anticlericale. Però noi ce lo ascoltiamo con Affacciati, affacciati, Edoardo Bennato. È il momento di prenderci l'ultimo break, almeno per questo appuntamento settimanale di Curiosando tra le note. Giusto un attimo e torniamo in diretta sulla tua emittente radiofonica preferita. Stai ascoltando Curiosando tra le note. No!
Affacciati, affacciati di Edoardo Bennato, brano rocchettaro che viene censurato appunto nel 1975. E con questa canzone chiudiamo infatti quest'anno e apriamo il 1976 con una censura a dir poco sbalorditiva. I Cugini di Campagna per la voce di Flavio Paolin erano già visti un po' di sottecchi dal censore che, secondo lui, questa voce troppo effeminata di Flavio poteva far sorgere dubbi in chi l'ascoltava, o dubbi ovviamente sul sesso del cantante. Ma con il brano Preghiera furono proprio censurati perché il brano, secondo loro, istigava al suicidio. Racconta infatti di un uomo che vede morire sotto i propri occhi la propria donna e, non resistendo al dolore, si uccide. Quindi da qui istigazione al suicidio. Questo brano infatti per un po' di tempo non venne trasmesso, ma poi, dopo aver espiato in purgatorio, fu riammessa nelle radio. Quindi ascoltiamo i Cugini di Campagna con Preghiera. Cugini di Campagna con Preghiera, brano bandito dalla RAI con l'accusa di istigare al suicidio. Bene, adesso andiamo a parlarvi della risposta italiana alla Francia, ovvero a Je t'aime morning plus. Uscì appunto nel 1976 la prima volta di Andrea e Nicole. Non fu mai ascoltata, ma arrivò ben presto alla terza posizione della hit parade. Ma noi, in barba alla ferrea e rigida censura, ce l'ascoltiamo molto volentieri. Andrea e Nicole,
la prima volta. Tanta bella. Sei cattivo. Dimmi, dimmi che mi ami. Tanto non ti credo. Mi ami, vero? Sì. Sì, principessa. Sei mia. Non ti lascerò mai più. Sei mia per sempre. Ti amo. Ti amo anche io, sì. Amaci, amore, ancora. Sì, ti amo, ancora, amore. Lasciami. Amore, cosa no? Amore, sì. Sì, mia, Andrea e Nicole con La prima volta. Beh, insomma, c'è da dire che tutto sommato qui un pochino di ragione la censura ce l'aveva. Bene, abbiamo concluso questa puntata di Curiosando tra le note. Vi rammento che abbiamo appunto ascoltato, abbiamo parlato dei brani censurati dalla censura di una volta, che era molto rigida, molto bigotta. Quindi io vi do appuntamento alla prossima settimana, però vi voglio annunciare l'ultimo brano a conclusione di questa puntata. Riprendiamo in causa Mina. Mina poi, tra l'altro, era già stata un po' accusata dall'opinione pubblica, un figlio fuori dal matrimonio, insomma, all'epoca era una cosa, per carità, vergognosa. Lei fa uscire nel 1976 il brano Nuda, in cui lei si pone al suo pubblico, si offre al suo pubblico con il suo corpo, ma dice pure che non avranno mai la sua anima. Quindi chiudiamo questa puntata di Curiosando tra le note. Io ovviamente vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, sempre qui su questa onda magica, bella, fantastica. Quindi chiudiamo alla grande con la nostra Mina Nazionale, con questa grande voce invidiata da tutti. Nuda Mina. Ciao, alla prossima. Con la mia testa io vi conquisterò, io vi strabilierò con mille qualità, io ridere farò coloro che tra voi non hanno riso mai. So fare in mille modi e più, e per chi vuol vedere le gambe, il mio sedere, vestiti trasparenti, vi accontenterò, io vi accontenterò, perché mi pare giusto di non negarmi il gusto di ridere di me. Nessuno ci sarà che mi resisterà, e uomini e ragazzi per me saranno pazzi. E se c'è chi tra voi qualcosa in più vorrà, magari immaginandomi tra mille
cercherò, scegliendo tra di voi quello che più ha provato, e amare non sa più per quello che mi costa. Io non dirò mai basta, io perderò la testa, ma non mi fermerò. Coraggio, approfittate, voi siete chi mi ama, o almeno lo credete, per questo sono qua. E se vi sembrerò un poco malinconica, quando verrà domenica, allegra tornerò. Sono qui radiografata, sono nuda anche vestita,